soggettività, perché certo bisogna mettercela, cioè non siamo mica tutti uguali e ognuno ci mette tutto quello che ha, tutto quello che può. E l'altra cosa era il territorio, cioè nel senso che io penso che mi porterò eventualmente dietro tutte le questioni che riguardano il territorio, che riguardano naturalmente il lavoro, che riguardano il welfare, che riguardano quello che si sta vivendo in questo momento, insomma, penso anche a Parma, appunto in comune, penso anche in tutti gli altri comuni. Guardate, quest'idea che in un momento di difficoltà il welfare debba essere tagliato è un'idea sbagliata. Può essere, come dire, può essere riformulato, bisogna dare priorità diverse, però non possiamo pensare che perché c'è un problema di tagli vero, di mancanza di risorse vere, ci si debba comunque rassegnare ad avere meno welfare. Perché poi per le donne c'è un prezzo più alto che pagano, in virtù di questo. Quindi dare delle priorità. Un mese fa, insieme a Cisle Wir, abbiamo fatto proprio un appello vero e proprio con le associazioni cattoliche e laiche per dire agli enti locali, alle istituzioni, non tagliamo il welfare, diamo copertura a chi sta peggio, proteggiamo gli ultimi, proteggiamo quelli che sono più deboli, proteggiamo gli immigrati, tutti coloro che non riescono a vivere, che non sono solamente i poverissimi, sono coloro che in questo momento hanno una difficoltà anche temporanea. Quindi il territorio, appunto legato a questi temi, è anche legato a un comune capoluogo che noi vediamo oggi grande difficoltà, no? Perché il comune capoluogo purtroppo paga il prezzo di una giunta che non ha amministrato, ha fatto dell'altro, insomma, no? Quindi coloro che oggi sono al governo di questo comune pagano quel prezzo. Però coloro che governano devono assumersi la responsabilità di governare. Non possono pensare che basti fare un'operazione aritmetica per dire mi manca questo, sposto qua, sposto là. No, devono governare per i cittadini, per coloro che li hanno votati e per quelli che non li hanno votati. Perché sennò questo comune davvero cosa diventa? Diventa un luogo in cui, no, la famosa città ricca, bella, eccetera, non ha più niente. Quindi porto questa idea che il territorio debba essere comunque salvaguardato e penso che Parma debba smettere di pensare di essere una città che si muove in maniera autonoma e isolata, perché è stato così nella giunta precedente e anche in questa. Noi siamo all'interno di una regione importante, no? Quindi questo secondo me deve essere collegato. Gli altri temi sono quelli che venivano sottolineati, certo la cultura sarebbe un volano stupendo in un paese come il nostro, così ricco di cultura, penso a Parma, abbiamo un patrimonio artistico, culturale, no? Certo il Teatro Regio qui è il centro un po' di queste attività, ma pensiamo a tutti i teatri che abbiamo. No, importante che oggi purtroppo anche lì vivono la situazione di grande difficoltà nel mettere in atto produzioni teatrali perché non hanno più finanziamenti, non hanno più le risorse. E pensare che la cultura, se ci fossero state politiche per sostenere questo, sarebbe anche qui un grande volano di occupazione, perché poi vorrebbe dire turismo, vorrebbe dire comunque qualificazione anche di un settore che oggi non lo è. Quindi certo la cultura deve essere messa al centro anche questa delle attività, non c'è solamente l'industria, anche se l'industria, il nostro paese è un paese industriale, quindi bisogna mantenere questa caratterizzazione, ma non parlare di cultura in un paese come il nostro, e anche qui abbiamo visto i danni che sono stati fatti dal governo Berlusconi, anche dove diceva Benigni l'altra sera che i monumenti si buttavano, cioè si devono andare da soli quando venivano voti. Cioè, per te no, ma Benigni è stato stupendo l'altro giorno, descrivere questo. E l'altra cosa quindi che bisogna comunque anche attuare una redistribuzione di reddito che fino adesso non è stata fatta. Qui abbiamo un problema di contrazione dell'economia perché si è fermata la domanda interna, perché redditi e pensioni sono fermi. Quindi bisogna per ridare impulso a tutto questo bisogna davvero fare una grande operazione di fisco diverso,
di fisco diverso, di tassazioni diverse, ma di redistribuzione anche di reddito in maniera di molto più legato al concetto di uguaglianza e di equità, cosa che queste politiche di Monti, che sono state valide per andare in Europa in maniera dignitosa, ma hanno portato purtroppo recessione e impoverimento, e questo è il dato reale che ci troviamo oggi, insomma. Quindi, per tornare poi a cosa fare, è la politica davvero che deve occuparsi di questi temi, deve affrontare il tema della gente che oggi vive male, è il tema di qui e oggi, come diceva la Tilla, insomma. Quindi io parto dalle donne che devono stare in politica, devono rappresentare uomini e donne, perché non è una rappresentanza solamente di genere, ma è una rappresentanza più generale, e cambiare davvero questo modello sociale che non va più bene per come oggi siamo, per le condizioni che abbiamo oggi. Quindi da lì partire, da lì con l'aiuto, il contributo, il sostegno di tutti voi, uomini e donne, che mi hanno accompagnato in questa serata, ma non solo, in anni e anni di appunto lavoro comune, e se il 30 ci sarà aiutato di un certo tipo, io comunque impegno a tutte le cose che voi avete detto, ma anche adesso fare promesse è sempre molto facile, no? Prometterò un migliore di posti di lavoro per le donne? No, non le prometterò. Però quello che posso promettere è davvero il mio impegno totale e tutta la passione che ci posso mettere, tutto quello che so fare e che imparerò, perché non so fare tutto, quindi che imparerò, io lo metterò appunto a disposizione di tutto il territorio, di tutta la provincia, di tutta la gente che mi ha sostenuto e anche di quella che non mi ha sostenuto naturalmente, perché poi si fa così, no?